In tutti i rapporti funziona in questo modo. Col tempo smetti di vedere i difetti che all'inizio non riesci a sopportare. Sì, è probabile. Tu non la senti più, Lily, che sgranocchia? Guarda che Lily non sgranocchia mai. Ti prego. Io la chiamo schiacciasassi. Secondo te perché lo faccio, scusa? Beh, perché è una donna forte e determinata e quando vuole qualcosa non si ferma davanti a niente. Pensaci meglio. Oh, cavolo. Onestamente, questa è la cosa peggiore che potessi dirmi. Ero sicuro che lo sapessi. Ieri con le costolette sembrava Jurassic Park. Sai cosa? Me ne frego. Bugia. Di un po', che cosa contengono quei cereali oltre a rametti secchi e ossa di pettirosso? Che cosa vorresti dire? Lily, io ti amo, ma giuro su Dio che quando mastichi quella roba sembra di sentire un macina caffè pieno di bulloni. Ma che storia è, scusa? Stiamo insieme da 10 anni e me ne parli adesso? Oh, beh, non ci avevo mai fatto caso, fino a quando... Fino a quando cosa? Ted mi ha delusa, che malignità a dire che mastico rumorosamente. Sì, è davvero incredibile. Quando la pianti con quei salatini? Oh mio Dio, faccio veramente tanto rumore. Oh no, no, no. Veramente, adesso che me l'hai fatto notare, io direi che in effetti assomiglia abbastanza a un cacciavite che viene fatto girare in un temperamatite. Però è carino.